colpi di pistola esplosi a Sarajevo dallo studente serbo Gavrilo Princip il 28 giugno 1914 mandano in pezzi l'equilibrio politico dell'Europa. I giorni che seguono sono un lento scivolare verso una catastrofe mai immaginata. La civiltà europea che finisce nel 1914 sarà rimpianta come una sorta di Eden perduto. Sembra un mondo tranquillo in cui gli europei stanno cambiando in modo graduale ma inarrestabile. Il rovescio della medaglia è la richiesta di giustizia contro le diseguaglianze sociali di società in cui ci sono profonde differenze di classe. La fiducia nel progresso tecnico-scientifico è forte in questo mondo che lo scrittore Stefan Zweig definirà di ieri, ma qualcosa scricchiola. Questo mondo è impaurito dalle trasformazioni. L'emozione suscitata dal naufragio del transatlantico Titanic, la più potente nave del mondo affondata da un iceberg, è il segnale dei timori per i limiti del progresso. La guerra, spesso immaginata da militari e intellettuali, diventerà vera e moriranno milioni di uomini. Una fotografia del 1911, giovani che praticano lo sport nel corso di una gita domenicale. Questa generazione sarà definita perduta. L'impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe ritiene che la Serbia abbia gravi responsabilità nella morte dell'arciduca ed erede al trono Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia. La Serbia va punita. Tra i più convinti è il conte Berchtold, primo ministro austriaco. Per tutto il mese di luglio la diplomazia lavora in modo ambiguo per evitare che una guerra locale possa trasformarsi in un conflitto generale, ma tutti sono pronti a saltarsi addosso e il meccanismo delle alleanze diventa una trappola micidiale. La pace mondiale è in mano a uomini che appartengono al passato e il passato è fatto di risentimenti e provocazioni reciproche. Il presidente della Repubblica francese Poincaré, in visita in Russia, rinsalda l'amicizia con lo zar Nicola II, pronto ad appoggiare i serbi. Sir Edward Grey, primo ministro britannico, tenta di mediare, ma se sarà guerra, la Gran Bretagna scenderà in campo per contrastare il predominio tedesco in Europa. Intanto la Germania di Guglielmo II vive il complesso di accerchiamento. Il militarismo prussiano pensa da tempo a una guerra risolutoria, innanzitutto contro la Francia. La Germania dà carta bianca all'Austria per un'azione contro la Serbia e la scelta del rischio calcolato. La parola sta per passare ai cannoni e la Russia mobilita l'esercito. La Germania mobilita contro la Russia e invia un ultimatum alla Francia che lo respinge. La Germania dichiara guerra alla Francia. Per invadere la Francia i tedeschi vogliono attraversare il Belgio, paese neutrale. L'ultimatum viene respinto dal Belgio. Il re Alberto I rifiuta l'intimazione tedesca e si prepara a combattere. L'invasione del Belgio fa precipitare la decisione britannica di rompere gli indugi con la Germania. L'impero britannico dichiara guerra all'impero tedesco. Si apre a questo punto una partita dalle dimensioni mondiali. È il 4 agosto 1914. Mentre l'artiglieria austriaca colpisce Belgrado, i tedeschi invadono il Belgio, secondo le istruzioni contenute nel piano Schlieffen, che prevede una manovra a tenaglia contro l'esercito francese, l'occupazione di Parigi e la rapida eliminazione della Francia. A questo punto il piano prevede l'assoluta libertà di manovra dell'esercito tedesco contro la Russia e una rapida vittoria. L'intervento inglese, non previsto incautamente dai generali tedeschi e dal Kaiser Guglielmo II, modifica la situazione. Il contingente britannico, composto esclusivamente da volontari, si prepara a sbarcare in Francia. L'Italia, per il momento, dichiara la sua neutralità. L'Europa del mondo di ieri non aveva fatto più guerre dal 1870 e le tensioni si erano scaricate sulle conquiste coloniali in cui era stato costruito il mito dell'uomo bianco portatore di civiltà. Erano state combattute guerre lontane e limitate che celavano l'orrore senza limiti della conquista che Joseph Conrad descrisse nel romanzo Cuore di tenebra. Ai popoli conquistati non restava altra alternativa che arrendersi o perire.
Eppure l'uomo bianco era inquieto. L'allargarsi dei confini del mondo creava un senso di spaesamento. All'idea della ragione si contrapponeva quella della forza, e la guerra sembrò la soluzione di tutti i mali.